Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Benvenuti nella Belle Époque. La Belle Époque è stato un periodo di grande cambiamento politico, sociale, militare, letterario, scientifico, navale, un periodo nel quale le cose, in anni, cambiano molto velocemente. L'ascesa economica di grandi potenze, Regno Unito, Francia, Germania, Russia, Austro-Ungheria, Italia. Un periodo che dura dal 1871 fino al 1914, dalla fine della guerra franco-prussiana fino allo scoppio della prima guerra mondiale. Ma noi oggi ci basiamo su un solo settore, il settore navale. All'inizio del XX secolo, la rivalità tra il Regno Unito e la Germania per il dominio dei mari è all'acipe. Nel 1906 la compagnia inglese Cunard Line varò due grandi navi, il Mauretania e il Lusitania. Nel 1911 la compagnia inglese White Star Line finì di costruire l'Olympic e nel 1912 il Titanic. La compagnia tedesca APAG, che era la più importante compagnia navale tedesca, decise di costruire tre navi, il SS Imperator, il SS Vaterland e il SS Bismarck. E oggi andremo a parlare dell'Imperator. L'Imperator fu costruito nei cantieri navali di Vulcan nel 1912 ad Amburgo e fu varato il 23 maggio dello stesso anno. La sua lunghezza era di 276 metri, più lungo del Titanic, largo 29 e la sua stazza lorda era di 52.117 tonnellate e poteva raggiungere una velocità di 23 nodi. Poteva inoltre trasportare più di 4.000 passeggeri e 1.180 membri dell'equipaggio. In quel momento era la nave più grande al mondo. Il suo viaggio inaugurale ebbe il 20 giugno del 1913 da Cuxhaven a New York. Tutto cambiò nel 1914 allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Nel 1916 la nave fu utilizzata come trasportatruppe. Ma nel 1918 la Germania perse la guerra e nel 1919 l'Imperator fu ceduto alla Marina Militare statunitense, che lo registrò come USS Imperator. Ma la nave venne di nuovo ceduta alla compagnia inglese Cunard Line, che solo 10 anni prima si sfidavano per detenere il titolo per la nave più grande al mondo. La nave cambiò nome in RMS Berengaria, venendo poi demolito nel 1940. Ebbene, questa storia finisce qui, ma io vi ringrazio per avermi seguito anche questa volta. E ricordate, mettete like e iscrivetevi al canale, e vi consiglio di vedere il naufragio del Hilleng Gusloff, la nave di Hitler. Link in descrizione. E noi come sempre ci vediamo alla prossima storia.